Ci vuole la lotteria dei calci di rigore per sancire il passaggio al secondo turno di Coppa Italia del Giulianova, che al Valle Anzuca riesce ad avere la meglio in un derby tutto giallo-rosso sul Francavilla per 5-7, ribaltando il risultato del primo tempo con una veemente reazione nella ripresa. Penalty decisivo di Palladini, che approfitta del rigore dal dischetto di Paravati per regalare la gioia ai giugliesi, reduci dalla vittoria nel turno preliminare contro il San Nicolò Notaresco. Primo impegno ufficiale per il Francavilla di Paolo Rachini, autore di un ottimo primo tempo vanificato da una sterile ripresa. I giallorossi del presidente Candeloro approcciano bene la gara e al 13° sfiorano il vantaggio. Grande spunto di De Costanzo sulla fascia, che va a guadagnarsi un buon calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, serie di batti e ribatti, poi Milizia, calcio a volo, provvidenziale la deviazione di Ferrante. A passare per primi in vantaggio però sono gli ospiti, che alla primavera occasione passano quando Di Paolo è lesto a ribadire in rete da due passi la respinta corta di Spataro sul colpo di testa ravvicinato di Tozzi Borsoi. Neanche il tempo di esultare però, che il Francavilla pareggia immediatamente i conti. Ancora un propositivo De Costanzo centra il palo alla sinistra di Sciba, sulla respinta Banegas non perdona. In entrambe le occasioni dei gol proteste dall'una e dall'altra parte per le posizioni dei due marcatori, ma in entrambe le occasioni il direttore di gara non ha dubbi nel convalidare le reti. Dopo il gol del pareggio il Francavilla insiste nel tentativo di fare la gara. Al 36° De Costanzo fa partire un pericoloso traversone, provvidenziale l'intervento di Fuschi a prolungare in fallo laterale. Sugli sviluppi dell'azione Banegas fa partire il diagonale, Sciba si allunga deviando la sfera con la punta delle dita, il pallone resta lì tra il palo e la linea di porta. Per il direttore di gara Matera la palla è entrata. I padroni di casa, tra le veementi proteste giugliesi, ribaltano il risultato. Nell'occasione viene allontanato dalla panchina per proteste mister Nico Stallone, sostituito al timone dal vice Giulio e Torre. In campo vengono ammoniti Di Paolo e Tozzi Borsoi, che rischia grosso al 40° per questo fallo su Mele. Tutt'altra partita nella ripresa, che si apre con una punizione di Del Grosso respinta da Spataro. Il Giulianova prende campo mentre il Francavilla sembra essere rimasto con la testa negli spogliatoi. Al 28° Fabrizi mette un ottimo cross per Fuschi, che di testa spedisce incredibilmente fuori bersaglio. I giugliesi insistono e al 34° è Tozzi Borsoi a sfiorare il pari, ma con un bel colpo di reni l'estremo francavillese dice ancora una volta no. Però adesso c'è una sola squadra in campo. Al 40° i giugliesi non approfittano dello sbaglione della difesa locale, spedendo ancora una volta al lato. Il meritato pareggio ospite si concretizza al 43°. Barlafante conquista un buon calcio di punizione che frulla in sacca alle spalle di un immobile Spataro per il 2-2. Si va ai calci di rigore. Infilano di seguito Tozzi Borsoi, che apre le danze, frulla Fuschi e Barlafante per il Giulianova, Mele, Bedin e Cicerello per il Villa. Decisiva la parata di Sciba su Paravati e il conseguente centro di Palladini, che fissa il risultato sul 5-7, regalando la gioia della vittoria al Giulianova. Ora in attesa di conoscere tra martedì e mercoledì, quando usciranno gli accoppiamenti, quale sarà la prossima avversaria. Beh, diciamo che il campo di Francavilla non mi porta bene, avevo preso 3 giornate lo scorso anno e quest'anno si è ripetuta l'espulsione, purtroppo ripetuta sempre per colpa di un guardialine che secondo me ha caratterizzato il risultato del primo tempo e stava caratterizzando la situazione fino alla fine. Poi il primo gol loro era in fuorigioco, il secondo la palla non è entrata, stava nettamente sopra la linea, c'era un rigore su Di Paolo, quindi un pochettino gli errori arbitrali avevano condizionato il gioco. Secondo me la squadra, voglio dire, era una bella partita da entrambe le squadre, stava giocando bene il Francavilla, stavamo giocando noi, bella partita di categoria, bella tra due squadre che stavano bene in campo. Secondo tempo però devo dire che è uscito fuori un bel Giulianova, noi abbiamo fatto una preparazione pesante, la settimana scorsa eravamo ancora un po' in difficoltà fisica, oggi siamo venuti fuori meglio, i cambi effettuati nel secondo tempo hanno dato i loro benefici, i ragazzi sono entrati bene in campo
Il secondo tempo abbiamo avuto tre palle gol nitide, quella con Fufchi, quella con Tozzi e Borsoi e quella con Pirabella. Alla fine la lotteria dei rigori, che voglio dire chiaramente lascia il tempo che trova, però credo che per quello che abbiamo dimostrato nell'arco della partita, di cui in particolare il secondo tempo, abbiamo meritato oggi di vincere contro il Francavilla, che ritengo sia una delle squadre sempre più forti e candidate almeno all'otto dei playoff, quindi è un risultato che vale doppio. Mister Rachini, un buon primo tempo da parte del Francavilla, poi che cosa è successo nella ripresa, che cosa non è andato? Non è andato che diciamo che forse siamo calati un po' mentalmente e fisicamente, e di conseguenza ne viene fuori che non riesce a fare quello che si è riuscito a fare nel primo tempo, perché comunque penso che nei primi 45 minuti la mia squadra abbia espresso un ottimo calcio. Abbiamo sofferto su qualche situazione di palla inattiva, ma lo sapevamo. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto fatica sia a costruire sia a difendere. Quindi dobbiamo ripartire comunque dagli errori fatti, lavorare durante la settimana, mancano ancora 2 settimane per l'inizio del campionato, quindi ci faremo trovare pronti sicuramente. Penso che nel primo tempo la mia squadra ha fatto quello che doveva fare, però le partite durano 90 minuti, quindi dobbiamo analizzare le cose che abbiamo sbagliato in settimana.